tutti, bentornati a questo nuovissimo video vlog. Oggi dovevo portarvi a farvi un giro, ma oggi me l'hanno fatti girare. Perché vi spiego. Sono dall'anno scorso mi sono passata a Tim. Intanto ce l'ho tale che adesso troppo cobaia. E come sempre faccio la ricarica ogni 28 giorni che rompo le scatole. Quest'anno, a dicembre, non si sono presi i soldi. E ho detto, vabbè, se li prenderanno più avanti i soldi. Adesso mi è arrivato il messaggio che devo fare la ricarica. Scusate se non sentite perché sto allargando il treppiedi. Ho fatto la ricarica, Nicola mi ha fatto la ricarica ieri, no? E fino a qua ci siamo. Tempo grigio di merda, come sottofondo. Cosa è successo? Stamattina mi manda un messaggio la team. Mi dice che il credito residuo sta finendo. Io ho fatto la carica di 10 euro. L'offerta della promozione che ho fatto è 9,90 euro. Quindi mi rimanevano i 2 centesimi che ci ho sempre avuto. E ho sempre utilizzato perché poi mi rimanevano 2 centesimi l'offerta e tutto. Avevo 3 giga. Più 2 e 1000 minuti verso tutti. Arriva il secondo messaggio perché io ovviamente ho il telefono sulla moneta aereo. Mi dice che ha ritirato i soldi ma non posso utilizzare l'offerta. Cioè, scusami, tu mi hai ciulato i miei soldi 9,53 euro sul telefono ma non posso utilizzare i soldi. Ma perché? Perché il credito non è sufficiente. Ma se ci ho sempre avuto 2 centesimi, che l'altra volta avevo 1 euro e mi è ciulato. Non so come cavolo hai fatto, mi è ciulato e mi hai lasciato con 2 centesimi. Ho sempre andato in giro con 2 centesimi nel telefono, sempre facendo la ricarica e tutto. Magicamente i soldi sono spariti. Però loro si sono ciulati i soldi. Io non posso usare il 4G, quindi non posso andare in giro col cellulare, quindi non posso chiamare. Non posso mandare messaggi, non posso giocare con Pokémon Go, non posso andare su internet, non posso fare niente. Cioè, mi hanno ciulato i soldi. Volevo scrivere al 100 team qua col PC. Non ti può neanche parlare con l'operatore perché non ho capito. Questi qua ti fanno l'operatore con l'operatore per la linea fissa lì nata. Adesso devo aspettare che Nicola torna. Dobbiamo andare o vado a Media World. O vado al team lì, vediamo un po', perché quelli lì team non è che sono tanto svegli, sono molto stonati lì al Carrefour. Quindi, questo è quanto bere. Cioè, quindi, oggi è una giornata di merda. Che dobbiamo fare? Cioè, io mi sono tolta dalla Vodafone perché continuavo a ciulare i miei soldi, perché continuavo a mettere l'IVA lì sopra e quindi mi si mette un paio di centesimi, quindi quando ho fatto il passaggio poi gli ultimi soldi se li ha ciulati e quindi mi deve dei soldi. Se dobbiamo aspettare cioè, i famosi 120 giorni dallo Stato italiano perché in regola devo passare, sì vabbè ciao mi sto perdendo. Lo Stato ha messo in regola che devono tornare tutti i telefoni a 30 giorni. Le offerte, anziché 28 perché abbiamo fatto senza chiederci il permesso e devo passare 120 giorni, quanto ho letto sul giornale, quindi circa 4 mesi, perché 90 giorni sono 3, 4 mesi e mezzo, 5, facciamo così per dire, quindi perché ti dovrebbero restituire i soldi, quindi anche la Vodafone dovrebbe restituire i miei soldi, spero. Loro pure, perché la team sono da un paio di mesi che sono team, quindi mi devo sganciare io i miei soldi. Ma vi rendete conto in che mondo viviamo? Ciuccia soldi sono. Ciucci, penso ai soldi, solo i soldi fanno per loro, fanno la felicità. C'è gente che vive in mezzo alla strada e non c'è neanche un centesimo, io non lo so. Ah, ma pure Sky è diventato 28 giorni, che vi chiedete? Noi abbiamo Sky, 28 giorni, in 28 giorni paghiamo la bolletta. Ma per fortuna la bolletta del telefono fisso almeno è tornata ogni 2 mesi anziché ogni mese. Io è tornata ogni 2.
Ma roba da matti, oh, cioè, io non li capisco, sti qua. Cioè, tu mi rubi i soldi, ma non posso utilizzare perché tu ti sei ciullato i soldi. Mi sembra la Wind quando, Nico, quando Nicola stava con la Wind, gli ho dovuto farlo passare a Vodafone. Perché lui ha sempre usato questo metodo. Aveva chiamato e mi ha detto, che aveva successo questa specie di cosa, identica. Ma lei non ci deve niente. Cosa piove? Perché dava pioggia. Cioè, vi rendete conto? Veramente, cioè, il telefono serve. Chiamare. Dai messaggi, ovviamente, come stai, come non stai, eccetera, per sentire ogni tanto. Intente, perché magari qualcuno vuole andare a leggere qualcosa. Io di solito intento l'uso per andare a giocare a Pokémon Go. Cercare qualche ricetta. Quando sto fuori che mi servono gli ingredienti, allora cerco la ricetta. Basta. La maggior parte delle volte sto con il wifi in casa. Cioè, sono sempre, quasi, sì, al 90% sto sempre in casa con il wifi, quindi, che dici? Però, cioè, ti ruba i soldi e poi dice che il credito, cioè. Così la devi fare la gente, così la devi, sa? Vabbè, lasciamo stare che se dico che è meglio stare bravi. Vabbè, vediamo di risolvere questo problema con la 100 team. Se mi risolvo questo problema devo cambiare di nuovo operatore. Che pizza! Perché la Vodafone mi chiede 12 euro, non c'ho voglia 12 euro di dargli la Vodafone di nuovo. No, no, è impossibile. Cioè sono, torna Vodafone, il nostro cliente per te, 1.000 minuti, 1.000 SMS, solo 12 euro, sei 12 euro, a mamma te tua, 12 euro. Che giornate, bah. No, a parte che non sono l'unica a avere queste giornate strane, meno male, io credevo di essere tranquilli, sto anno, vabbè, a parte un lutto in famiglia, quella è una disgrazia che è successo. Da poco giovedì mio compleanno, caspita, cos'è? Adesso iniziano le disgrazie di gennaio, boh. Beh, questo video vi verrà a lungo, ve lo dico già chiaro. Vabbè, non sono l'unica che si lamenta, quindi non è che sono io, mi lamento, tu sei l'unica che ti lamenti, non ti dai che tutto succede a te. C'è gente che è peggio di me, quindi. Ancora, molto peggio, molto peggio, molto peggio. E allora cosa fanno? Lasciamo dirti, stiamo aspettando un pappino. Dove va 102, quei due? Come fate? Beati loro, a me non hanno niente da fare. Non devo chiamare, non devo usare niente. Beati loro. Vabbè, ci sentiamo già 8 minuti e passa. E come vi è tornata? Allora, mi sono spostata qui in cameretta perché adesso monterò il video. E aspettiamo da farsi, sto aspettando tramite la su Facebook, tramite su Facebook che mi rispondono. Ah, tanto ti mano non mi ha reso un tubo. Sono muniti, non sanno lavorare quelli. Ci sentiamo domani per un nuovo video vlog. Domani vado al mercato, quindi vi faccio vedere cosa prendo. Oltre a quelle faldatine, come classico. Devo sempre qualcosina in più, tanto per cambiare. E ci vediamo domani. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi al secondo canale se lo vedete. Questo video è tutto, e ci vediamo di là. E ci vediamo domani per un nuovo video. Ciao!